Ben ritrovati per una nuova puntata delle grandi salite di Bike Channel. Un saluto da Paolo Savoldelli, da Massimo Voglio e Mario Valetti. Ci troviamo a Varzo, in provincia di Verbania, e oggi andremo a scalare una salita veramente tosta, la salita di San Domenico. Massimo, dici qualcosa di più. Sono 10 km per un dislivello complessivo di 850 metri, pendenze medie dell'8% e punte massime intorno al 12%. Ma adesso vediamo ciò che ci aspetta nella nostra consueta grafica. Mario, ci affidiamo a te. La salita ho capito che è dura, ma ce la devi spiegare bene. Ma la cosa più importante che devi fare è non salire troppo forte, perché io e Massimo cominciamo a far fatica. Ti trovi pienamente d'accordo? Sì, salita che conosco molto bene, non vi preoccupate, andiamo a scoprirla. Andiamo. Andiamo ragazzi, anche se io un po' mi preoccupo. Inizia qua la salita di San Domenico, facciamo partire il nostro Polar M450 che come al solito ci accompagna durante le salite di Bike Channel, e molte volte grazie a questo strumento riesco a capire in anticipo come andrà poi la salita. Noi abbiamo deciso di partire da Varzo. La salita vera e propria partirebbe da Domodossola, solo che praticamente si sale un paio di chilometri e poi ce ne sono più di 4-5 di strada pianeggiante. È un territorio di caccia di Elisa Longoborghini, se non sbaglio, no? Sì, Elisa abita qui vicino e quindi è una salita che anche lei conosce molto bene e che sfrutta per allenarsi. Ma ragazzi, questo tratto è veramente stupendamente bello. Si apre e c'è un panorama, parte accogliente, però poi queste case così vecchie sembrano veramente, ricordano un po', io faccio sempre questo esempio, un po' come pedalare su una bicicletta del tempo, no? E tornare indietro e vedere anche un po' la quotidianità contadina dell'epoca. Poi questa, Paolo, è una zona di minatori, giusto? Ma da quello che ho capito, praticamente negli anni 900 sono venuti in tanti a lavorare qui, anche bresciani, bergamaschi, perché sono state fatte molte opere, soprattutto riguardanti alla produzione di energia elettrica, gallerie, funivie, linee elettriche, la galleria del Sempione poi, che è stata fatta nei primi del Novecento. Beh ragazzi, qua al quarto chilometro invece l'asfalto cambia completamente, perché è appena stato rifatto, molto scorrevole, e la differenza si sente. La bici qua scorre decisamente meglio. Questo è il tratto più duro della salita? No, il tratto più duro è il tratto finale. Ah, però, che negli ultimi 2-3 km è costantemente sopra il 10. Parco Alpe Veglia. Sai dirci qualcosa su questo parco o lo conosci poco? Sì, il parco dell'Alpe Veglia è un alpeggio che si trova sopra San Domenico. C'è una gippabile che si può tranquillamente percorrere con la mountain bike. È un bellissimo alpeggio in arrivati al Veglia. Comunque ci sono rifugi, c'è questa bellissima piana che sta sotto il Monte Leone, la montagna che domina questo scorcio di valle. Qui ormai siamo all'incirca metà strada, ancora un tratto che si può definire agevole, e poi le pendenze si rifaranno severe. Tra l'altro la valle a questo punto intorno ai 7 km si apre dal bosco, la vegetazione cambia, vedete il sole che ci sta accompagnando, iniziano questi tornanti
e dal punto di vista visivo sembra di essere nelle montagne dolomitiche, con pareti sulla sinistra e sulla destra che sono veramente stupende. Ragazzi, spieghiamo un attimo le pendenze della salita, perché qui fanno veramente male. Sì. Mario, tu che hai fiato, spiegaci un po', perché la pendenza continua a non calare, tratti intorno al 15%, 12% in questo momento, con una VAM che per la prima volta è intorno ai 1000 metri ora. Quanto manca alla cima? Ormai soprattutto siamo... non si rifiata più? Ormai siamo vicino agli ultimi 2 chilometri. Da qui la salita non molla più, rimane costante sopra il 10 e ci sono ancora 2 tornanti e l'ultimo pezzo che porta all'abitato di San Domenico. Fino alla fine qua è una lunga sofferenza, però questa sofferenza, guarda, è addolcita dallo scenario che metro dopo metro ti fa scoprire un luogo che è veramente una nulla che invidiare alle grandi Dolomiti. Bestia, amici, ma qua siamo agli ultimi 500 metri circa e, come dicevi Mario, è la fase più delicata questa. Pendenze costantemente dure. Per fortuna cominciano i cartelli che indicano benvenuti a San Domenico. Esattamente, i 2 tornanti hanno sancito l'entrata nell'ultimo chilometro. Ormai noi siamo ai 500 metri, ormai qui la salita è terminata, c'è l'ultima rampa che porta al parcheggio. Si prosegue sempre dritti praticamente. Sempre dritti. Non vediamo ancora la fine della montagna, ma vediamo questa valle che si apre a mo' di vulcano, con questa catena che circonda praticamente il nostro punto di arrivo, e qui capisco perché la strada non ha mai proseguito, perché era veramente troppo laborioso andare a edificarla. Esattamente, qua siamo in cima. Salita che mi ha lasciato veramente impressionato dalla difficoltà, che credevo fosse inferiore a quello che può essere in realtà. L'ultima parte decisamente dura, come dicevamo prima, fondamentale un buon riscaldamento, una prima parte pedalata con criterio e poi alla fine chi più ne ha più ne metta, diciamo. Esattamente, si può tranquillamente magari lasciare la macchina a Domodossola, affrontare i primi 10-11 km che portano fino all'abitato di Varzo, utilizzandoli per scaldarsi, e poi affrontare la salita di San Domenico. Allora, per quanto riguarda, è una salita stupenda, con un panorama spettacolare nella seconda parte, salita tosta e difficile, non va sottovalutata, ma avrete una grandissima soddisfazione, venite a farla. Per quanto mi riguarda è tutto, Massimo. Anch'io sono d'accordissimo con te. Sì, la salita è veramente impegnativa e merita di essere affrontata. Ok, ringraziamo Mario che è salito piano al nostro passo e non ci ha tirato il collo. Vi aspettiamo per la prossima puntata. Un saluto da Paolo Savoldelli, da Massimo Boglia e Mario Valetti. Ciao ragazzi! Ciao!